martedì una nuova vittoria contro il Villauria 7-2, una vittoria ancora una volta in rimonta, perché chissà perché, per quale strano motivo, ogni volta questa squadra gioca, però al primo tiro prende sempre gol. È vero, hai detto bene Giulio, per ora è così, partiamo sempre bene, abbiamo buone approcci alle partite, creiamo tanto, prendiamo pali, troviamo sempre portieri in grande forma e al primo tiro prontamente subiamo sempre gol. Per fortuna riusciamo a rimontare, perché comunque la squadra crea tante occasioni, il gruppo è unito, quindi siamo riusciti a portare anche martedì a casa una bella vittoria, per noi era fondamentale comunque per chiudere bene la parentesi campionato e concentrarci adesso per questa settimana e mezzo sull'impegno di Coppa, che per noi sarà un impegno molto difficile, ma speriamo di farci trovare pronti ed essere all'altezza della partita. Ecco, parliamo ora della Final Four. Sabato alle 4 su questo terreno, chiamiamolo terreno di gioco, scenderà il Saracena, sì, formazione del Molise che ha vinto anche lei la Final Four. Che partita pensi sarà? Che cosa deve fare il Bagheria per mettere sotto il Saracena? Il Bagheria sabato deve provare a superare i propri limiti, nel senso che incontriamo una squadra molto forte che è imbattuta in questa stagione, in campionato ha fatto su 13 partite 11 vittorie e 2 pareggi, in Coppa ha sempre vinto, quindi sappiamo che incontriamo un avversario molto forte e dovremo provare a fare una grande partita, anche perché giocando l'andata in casa diciamo che siamo costretti a vincere. Io penso che comunque loro verranno qui non per difendere ma anche loro per fare la loro partita. Per noi sarebbe importante sicuramente quello di vincere e provare comunque ad andare in Molise fra 7 giorni con un minimo vantaggio. E una grossa mano potrebbe darle il pubblico e speriamo sia numeroso, come è stato per l'ultima partita di Final Four. Speriamo questo, perché i ragazzi avrebbero veramente bisogno di un sesto uomo, la gente che ci possa spingere, come ho detto poc'anzi, a superare i nostri limiti, a andare oltre quelle che sono anche le nostre possibilità, che sappiamo che sabato ci sarà da soffrire, avere un palazzetto pieno come la Final Four dove c'erano più di 500. Ricordiamo che si giocherà alle 4 del pomeriggio. Si gioca sabato alle 16, avere un palazzetto pieno come la Final Four sarebbe per noi motivo di grande orgoglio e che ci potrebbe spingere a dare quel qualcosa in più per ottenere una grande vittoria.